Allora, il mio intervento sarà un pochino più tecnico rispetto ai relatori che mi hanno preceduto e per questo anche cercherò di essere un pochino più breve per non tediarvi con argomenti che riguardano un po' l'aspetto fiscale della mediazione. Infatti, il mio intervento si pone l'obiettivo di sottolineare un aspetto fondamentale introdotto dalla mediazione e che consiste proprio nella economicità dell'intera procedura di mediazione. Viene fornita una precisa classificazione dei costi che poi nel proseguo della giornata sarà dettagliata da altri relatori, dalla quale appare inequivocabilmente che i costi della mediazione sono assolutamente contenuti. Tuttavia, ciò che mi preme maggiormente sottolineare è l'incentivo fiscale di cui possono godere le parti che prendono parte alla mediazione sotto forma di credito d'imposta. Che cos'è questo credito d'imposta di cui forse si parla poco nella mediazione? Consente alle parti che prendono appunto parte alla mediazione e che richiedono l'intervento di un mediatore in controversie che, il cui valore non superi 25.000 euro, di ottenere un servizio di mediazione a costo praticamente zero, quindi un servizio gratuito. Infatti, in caso di successo della mediazione, viene riconosciuto un credito d'imposta commisurato alla spesa di mediazione fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso, il credito è ridotto della metà. Ora, i contribuenti, e io per contribuenti intendo le imprese, società di persone, società di capitali, persone fisiche, come vengono a conoscenza di questo credito d'imposta? È il Ministero della Giustizia che entro il 30 maggio di ogni anno comunicherà l'importo del credito d'imposta di cui hanno diritto. Nel contempo il Ministero della Giustizia trasmetterà in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari con l'importo del credito d'imposta. Questo perché? Perché, ed è questo è importante sottolineare, questo credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi. Qualora la comunicazione non dovesse pervenire entro il termine di presentazione della dichiarazione, l'importo del credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dell'anno successivo, che chiaramente voi sapete che quella dell'anno successivo si riferisce all'anno precedente, quando sarà stata ricevuta la comunicazione. Da un punto di vista pratico, questo credito d'imposta come può essere usufruito dai contribuenti? Ora, i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, quindi società di capitali, società di persone, professionisti, ditte individuali, possono beneficiare di questo credito d'imposta portandolo in compensazione con le consuete modalità di pagamento nel modello F24 che tutti quanti conosciamo, purtroppo. Quindi abbiamo delle imposte a debito e con un apposito codice tributo appositamente istituito dall'Agenzia delle Entrate porteremo questo importo a credito e quindi avremo un versamento inferiore. I titolari invece, i non titolari di partite IVA e quindi sostanzialmente le persone fisiche, invece come potranno beneficiare di questo credito d'imposta? In diminuzione delle imposte sui redditi. La persona fisica quando va a fare il modello 730, modello unico persone fisiche, porterà, quindi chi lo seguirà, il consulente fiscale, compilerà gli appositi righi. Le istruzioni ministeriali dei redditi hanno previsto degli appositi righi che devono essere compilati in modo tale da beneficiare di questo credito d'imposta. Quindi ci sarà il modello 730, modello unico, modello società di capitali, modello società di persone e anche per gli enti non commerciali. Cosa molto importante, chiaramente, che anche i modelli, anche gli enti non commerciali potranno usufruire di questo credito d'imposta rapportato alla spesa di mediazione.
Una cosa interessante da notare è come il condominio invece può usufruire di questo credito d'imposta, perché sapete che non c'è una dichiarazione se non il 770. In questo caso è compito dell'amministratore del condominio ripartire l'importo del credito d'imposta nei confronti dei proprietari in base alle loro quote millesimali. In analogia, l'amministratore del condominio si comporterà come per la gestione degli altri crediti e le spese sostenute in riferimento ad altre leggi che anche voi conoscete, che è quella del 36% ora 50%, oppure quella del 55% per le opere di riqualificazione energetica. Possiamo aggiungere ancora, importante, che il credito d'imposta non dà luogo a rimborso ed inoltre non concorre alla formazione dei redditi, quindi non ci paghiamo su ulteriormente le tasse, in quanto non concorre né ai fini IRES né ai fini IRAP. Possiamo dunque dire in sintesi che in generale non vi sono dubbi sulla economicità della procedura della mediazione e in particolare che in taluni casi il servizio di mediazione è addirittura gratuito. Vorrei infine sottolineare il ruolo di potenziali protagonisti che possono assumere i commercialisti rispetto alla mediazione, soprattutto di quei commercialisti che credo siano la stragrande maggioranza, che sono continuamente a contatto con le imprese e che vedono da vicino tutte le problematiche e che, analizzando e individuando controversie e contenziosi, possono portare in mediazione, dove poi possono essere rappresentanti della parte medesima, cioè delle parti, e quindi seguire tutta la procedura assistendo i propri clienti. Parto dall'ultimo intervento, provo a sintetizzare un po' tutti gli ultimi interventi. Il ruolo dei commercialisti è importante nella mediazione civile, visti gli aspetti tributari evidentemente connessi all'istituto, ma non dimentichiamo, e il forum ne sta parlando, che quando si discute di mediazione si fa riferimento anche alla mediazione tributaria. Io non so se è arrivato in sala, ma comunque uno dei forumisti, tra virgolette, uno dei partecipanti al forum, che è il dottor Sandro Casalini, si sta dedicando da tempo allo studio di questo aspetto. Quindi, se parlando di mediazione includiamo la mediazione tributaria, c'è sicuramente da considerare i commercialisti come gli attori principali. E poi vedo di buon occhio la mediazione nelle controversie tra imprese. Il collega Faotto parlava della risolutività di questo strumento nelle controversie tra imprese. Il legislatore italiano già vi si era dedicato, perché non ci dimentichiamo che nella legge di fine anni 90 sul franchising vi era il tentativo obbligatorio, sulla subfornitura vi era il tentativo obbligatorio di conciliazione prima dell'esperimento di azioni giudiziarie. Quindi vedo di buon occhio tutti gli spunti forniti, grazie.